C'era una volta, anzi c'è, o meglio ancora potrebbe esserci, un piccolo paese di montagna che sta qui, lì, dovunque piaccia a chi sta ascoltando. Il paese che io da quassù ho scelto per questa favola. Benvenuti a un altro appuntamento di Porta Lecce in Piazza Duomo. Oggi abbiamo un ospite illustre e un illustre ospite. Abbiamo con noi il maestro Enzo Garinei. Benvenuto a Lecce. Grazie dell'accoglienza. Sono qui. Mi fa piacere stare in questa straordinaria, forse unica, città dell'Italia, che è così bella dappertutto. Però Lecce ha una sua atmosfera particolare. Io mi ricordo la prima volta, tanti anni fa ormai, perché si parla di anni e anni, decine di anni, quando si raggiunge l'età di 92 anni netti, il 4 maggio addirittura saranno 93, allora siamo pieni di ricordi. Però la prima volta che vedi a Lecce, dopo lo spettacolo, anziché andare a mangiare, dissi agli amici, ai colleghi, vi raggiungo fra un quarto d'ora, ho un appuntamento meraviglioso. E 4-4, come si dice, tranquillo, a piedi. Di notte. Di notte. Vieni a vedere la più bella scenografia che io mi possa ricordare. La Piazza del Duomo, questa qui. Rimasi incantato. E ogni volta è un appuntamento che voglio fare. Ci fa molto piacere questa cosa. A proposito di ricordi e di appuntamenti, oggi ricadono i 100 anni del maestro Pietro Garinei, un ricordo di suo fratello. Sì, mio fratello. Lui è nato il 1 febbraio del 19 a Trieste, liberata, subito dopo l'ultima guerra, 15, non la prima. Sì, no, la prima. La prima, non l'ultima guerra. La prima, quella diciamo così, che è rimasta sempre un pochino nel cuore degli italiani. E infatti poi è diventato cittadino onorario. Mio padre era un giornalista inviato speciale al fronte, conobbe mia madre in un negozio bellissimo di Udine per andare a stampare le foto, che allora erano le lastre fotografiche. E si sono innamorati e Pietro è nato a Trieste. Oggi sono 100 anni. 100 anni, quindi sono tanti. Quanto è stato importante nella sua vita e nella sua carriera, suo fratello? Nella mia vita, in particolar modo, perché io ho perduto mio padre a 14 anni avevo. E quindi lui era il figlio maggiore. Ci sono 7 anni di differenza tra me e Pietro, e poi c'era in mezzo Paolo, il farmacista, vero, l'unico della famiglia che mandava avanti la farmacia Garinei a Piazza San Silvestro a Roma, pieno centro di Roma. E quindi mi ha fatto da padre, quindi conta più il fatto umano. Il fatto poi della carriera, devo dire, lui aveva una moralità molto, molto dura, non avrebbe mai voluto che la gente potesse pensare, ecco, Enzo Garinei lavora perché è il fratello di Pietro. Devo dire che, anzi, è stato piuttosto in queste cose molto rigido. Era Giovannini qualche volta, o addirittura la Fiastri, che parlando nel bunker di Garinei e Giovannini sopra il Sistina, dove si riunivano tutti per fare gli spettacoli, per organizzare gli spettacoli,
Era Giovannini, Sandro, oppure Iaia Fiastri che dicevano a Pietro: sai che c'è un personaggio che mi sembra tagliato a misura per Enzo? Sarei io. Lui dice: ah sì, pensate? Vabbè, allora facciamo il provino. E quindi diciamo è stato un rapporto... Sì, come... un rapporto, in ogni modo un rapporto teatrale anche molto importante, perché molto spesso assistevo io alle riunioni, mi permettevo anch'io di dire qualche cosa via di seguito. Perché in fin dei conti io avevo studiato al CUT, che era il centro universitario teatrale, perché quindi avevo già scelto la mia carriera entrando, allora c'era l'Accademia d'Arte Drammatica prima, poi fu distrutta dall'unico bombardamento che ha subito Roma nell'ultima guerra, sì. Quello di San Lorenzo, sì. Che il Papa di notte s'alzò. Andò a benedire, si fece portare a San Lorenzo a benedire la chiesa e il quartiere. Era stato distrutto e allora praticamente per studiare teatro si è creato il CUT, Centro Universitario Teatrale, presso l'Università di Roma. E infatti le lezioni le facevamo nell'Aula Magna dell'Università e gli spettacoli li facevamo nell'Aula Magna dell'Università. Quindi io ero già entrato in una carriera, insieme a me si erano iscritti Marcello Mastroianni, Giulietta Masina, Gabriele Ferzetti, Carlo Di Stefano, un sacco di attori importanti, allora giovanissimi ragazzi di 20 anni, 19, 20 anni, 21 anni. Uh-huh. E pian piano abbiamo fatto carriera, Marcello è diventato quello che è diventato, Ferzetti, la Masina. Lei. Il sottoscritto. Veniamo a quello che sta succedendo ormai negli ultimi 2 anni, no? Sì. E rimanendo comunque legati alla memoria di suo fratello e anche di Giovannini, aggiungi un posto a tavola. Sì. Lei ha prestato la sua voce a tanti attori, sì. da Stanlio, giusto per rimanere. Sì, sì. E adesso in questo bell'apice della sua carriera, lei ha rivelato la sua età, io non volevo dirla per rispetto, bell'apice della sua carriera, sta prestando la voce a Dio. E non è la stessa cosa, immagino. È molto bella perché per solito la trovata, se si può chiamare trovata, rimaneva sempre una voce sconosciuta, ossia bella, di doppiatori che sono stati preceduti, posso dire il nome di Riccardo Garrone, ma non esisteva molto fuori campo il personaggio presente. È stata una trovata, devo dire, che è venuta in mente a Gianluca Guidi e forse precedentemente sarebbe venuta in mente anche a Johnny, con il quale io ho lavorato molto in televisione, ho fatto Dore e Lick con lui e poi ho lavorato in Accendiamo la lampada e in tanti altri lavori. E anche in Aggiungi un posto a tavola, in altro ruolo. In Aggiungi un posto a tavola, certamente. Facevo il sindaco. Poi il sindaco è andato in pensione per età, è salito di grado, è salito in alto, in cielo, ed è diventato la voce di Dio. È stata una bella trovata perché giustamente io ho una voce molto conosciuta perché ho fatto tanto doppiaggio, ho fatto tanta televisione. Nell'età non si sente, è rimasta la voce di 40-50 anni fa. Qualche volta la gente per strada sente la mia voce in lontananza, si gira e lui. Ah, carina è qui. Per cui mi ha fatto piacere, è stata una bellissima trovata e alla fine si scopre che Dio è anche presente. È in sala. Al di là di questo aspetto più professionale, più teatrale, più artistico, l'aver interpretato, interpretando proprio ormai da 2 anni, la voce di Dio, l'ha colpita anche dal punto di vista umano, interiore, spirituale? Certo, certo, certo. È un personaggio... Innanzitutto, io sono un adoratore dell'umanesimo, che è stato un periodo eccezionale della vita. Splendido. Umana. Bisogna ritornare all'umanesimo. Bisogna volerti bene. Bisogna riconoscersi. Vivere di più. Io ho scoperto che, per esempio,
perché amo tanto, si meravigliano che alla mia età io esca spesso nei momenti in cui non devo lavorare a vedere i negozi, a vedere le strade, a vedere la gente. A passeggiare. A passeggiare. Ma in fin dei conti è vita, è stare con le persone, è vivere con loro, vederli. Bisogna riavere i rapporti umani. Quello che mi preoccupa, qualche volta se vado a cena fuori con mia moglie, vedere a volte coppie di marito e moglie che durante una cena al ristorante si scambiano 10 parole in tutta una serata. Mi fa piacere vedere invece una bella tavolata di persone. Allegre. Allegre, che stanno insieme, si scambiano le loro voci, le loro opinioni, i ricordi, i commenti sulla vita di oggi. Stiamo passando dei momenti veramente particolari, no? La globalizzazione ha portato in fin dei conti anche questo grosso problema. Prima c'era poca globalizzazione, adesso ce n'è molto, forse di più, forse anche troppa. Un po' affrettata. Ha mandato in crisi le relazioni umane, come diceva prima, no? Un po' affrettata e ha mandato in crisi, come dice lei. Però dobbiamo ritornare all'umanesimo, dobbiamo tornarci a volerci bene. Rispetto a Dio, alla fede, il suo credere? Alla fede, bisogna assolutamente credere che esiste un mondo al di sopra di noi che ci ha costruito, ci ha dato vita e ci continua a dare vita finché un giorno deciderà che dovremmo smettere di fare questa vita qui, ma avremo forse un'altra vita, chi lo sa. O saremo in giro da qualche parte. Rispetto a queste sue belle convinzioni che condividiamo molto, aver interpretato la voce di Dio l'ha aiutata a credere? Io ho sempre creduto. Bisogna a volte, se andiamo troppo in profondità a cercare di capire, cominciano i dubbi. No. Dobbiamo accettare quello che c'è, quello che siamo stati quando non eravamo e quello che siamo quando siamo. Sì, la voce di Dio mi ha fatto molto piacere, innanzitutto perché... Oh, questo è un telefonino che scrive, ed è il mio, pazienza, chiedo scusa. Non fa niente, andiamo avanti. Prima dello spettacolo si spengono i telefonini. Eh beh sì. Prima di una conversazione così importante il mio telefonino doveva essere spento. Va bene, fa niente. Era rimasto nel cappotto e non ho fatto in tempo. Non fa niente, tranquillo. Chiedo venia. Andiamo avanti. Dicevo, mi fa unire con le persone ancora di più perché vengono a salutarmi e io cerco di comportarmi un pochino come Papa Francesco. E sono io il primo a dire facciamoci una fotografia, abbracciamoci, stringiamoci una mano, guardiamoci negli occhi. La cosa bella è che non vengono in camerino, vengono sul posto di lavoro. Sì, 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 scendono dalla galleria e vengono lì a vedermi. Sì. Io sono nascosto in un angoletto, sì. In un angoletto della galleria, perché devo stare un po' in alto. E così Don Silvestro si rivolge sempre a lui, no? Ma poi il personaggio gli ho dato un'umanità fantastica, perché a un certo momento qualche volta sorride anche lui. È anche un po' burlone. È anche un po' burlone, sì, sì. Quando facciamo insieme l'articolo 18, lo diciamo insieme, gli dico, bravo, hai studiato molto, mi fa piacere, sì, ho avuto 30. Vabbè, però adesso parliamoci chiari. Sarai all'altezza del compito che ti ho dato? È un po' un professore. Sì, è un po' il professore. Comunque quella commedia. Il bravo professore di un liceo o di un ginnasio. O sì, di un ginnasio. Sì. Ecco. E comunque quella commedia, al di là della sua interpretazione ultima, è bella perché comunque insegna tante altre cose, no? Sì, perché nasconde in una favola. Perché io lo dico, no? Da qui ho scelto questo paese, questo piccolo paese di montagna, per essere
la protagonista di una favola. Abbiamo un po' bisogno tutti un pochino di una favola, in un'epoca in cui diventa tutto cinismo, tutto freddo, tutto calcolato. Però nella favola si dicono le cose vere, si dicono le cose necessarie. È anche un insegnamento. È coraggiosa poi, estremamente coraggiosa, pensando che è stata scritta 45 anni fa, voglio dire, per cui si toccano alcuni argomenti che ci sono tuttora, ecco. Sì. Tornando alla sua vita e alla sua esperienza artistica, che cos'è stato il teatro per lei? Un compagno. Uno scopo, logicamente, non l'unico della vita, logicamente. Ho la mia famiglia, ho perduto un figlio. Il 26 febbraio di quest'anno, sono 3 anni che Andrea è salito in paradiso, molto giovane, 53 anni, quindi anch'io ho pagato, e mia moglie poverina più di me, forse. Una madre, quando gli muore un figlio, è una perdita impressionante. Si dice che sia una bestemmia. No, no, non è una bestemmia. È un problema, ecco. Non dico una cattiveria, ma è un problema. Un problema che purtroppo esiste. Si muore per malattia, si muore per incidenti. Lui, nel caso suo, è morto per malattia, un tumore. Per cui voglio dire, non è l'unico scopo della mia vita il teatro. Bisogna avere una famiglia. Io sono nel sud in questo momento a recitare. No? E il sud è la culla della famiglia, di più. L'attaccamento alla famiglia che c'è nel sud è impressionante. Certo non è quello del nord, né quello della grande città. Ed è sempre un problema di relazioni poi alla fine. Come dice? È sempre un problema di relazioni. Sì, certo. Quello che dicevamo prima. Certo. Che cos'è per lei il talento? Lei ha conosciuto, ha avuto anche una scuola per giovani attori. Sì, sì, ce l'ho tuttora, sta a Molfetta, si chiama Ribalte. Mm. E la manda avanti la Moscato, che è stata una mia allieva. Qui è in Puglia, quindi? Sì, sì, in Puglia, a Molfetta. L'ho avuta a Roma per tanti anni, poi a un certo momento, siccome continuavo a lavorare, non basta dare un nome a una scuola, essere l'insegnante principale, bisogna essere presente. Se a un certo momento mi accorgevo che di non essere spesso presente, allora ho preferito. A Molfetta, lei mi dirà, ma ancora più lontana da Roma. Sì, però a Molfetta ci sono dei buoni insegnanti che hanno studiato da me e hanno anche studiato in accademia, e quindi ero più sicuro, più tranquillo. Poi oggi, in un'ora di aereo, si arriva e magari una settimana al mese posso darglielo. Il talento bisogna averlo, però lo studio è necessario. La voce fa parte della parola. Noi abbiamo la fortuna, a differenza degli animali, noi abbiamo la fortuna di avere la parola. E quindi bisogna usarla bene. Cultura, e quindi studiare, trattarla bene. Non fumare, possibilmente. E farla capire. La parola è composta di tante sillabe. Devi far sentire la prima, ma ancora più importante, far sentire l'ultima, che chiude la parola. Tante parole poi formano una frase. Tante frasi formano un copione. Diciamo, la sua esperienza anche di, in qualche modo, è conoscitore, ma anche incoraggiatore dei giovani artisti. Molto, ha molto. Dato modo anche a tanti artisti molto conosciuti di venire fuori.
lei ci aveva visto bene o era un talento nascosto che andava soltanto sollecitato? Ma bisogna sentirlo dentro. Quindi il talento è necessario, se no è solamente pura tecnica. Nello sport, nella musica, nella pittura. Però tutto va aiutato con lo studio, con l'applicazione, con la volontà. Ci sono dei talenti che sono scomparsi. Anche il carattere conta, il volere a tutti i costi. Poi si sa che c'è un guadagno, è un fatto economico, e per cui poi diventa la professione. Però io ai ragazzi dico, non ha importanza, venite in una scuola di teatro, studiate, leggete, informatevi, e poi non è detto che vi dovete fare solo gli attori, potete fare i registi, potete fare un domani, se amate la scenografia, studiare la scenografia. Noi siamo 60 persone in scena, ma almeno 15 stanno dietro. Non si vedono. Stanno di dietro, ma sono importanti forse anche più degli attori. Mio fratello Pietro diceva questo: l'attore è importante, ma se mi manca un attore io trovo il sostituto. Se mi manca un buon tecnico, un macchinista, un datore di luci, il direttore di scena, lo spettacolo si può fermare. Quindi l'attività, amare il teatro non significa essere sempre su un palcoscenico a recitare. Entrate in questo mondo che ha bisogno di rinnovare, di rinnovarsi, perché la gente purtroppo non c'è più qualcuno di importante. E poi il mio vecchio sistema che dicevo sempre ai nonni e alle nonne, portate i bambini a teatro, portateli ancora giovanissimi, 7, 8, 9, 10 anni, scegliete il primo impatto, il primo spettacolo. Sceglietelo bene. Sì, sceglietelo bene, perché appunto se poi gli portate a vedere uno spettacolo sicuramente bello, ma un po' troppo pesante per l'età e per tutto quanto, allora poi ce li perdiamo. Ma se lo spettacolo, l'impatto è bello con uno spettacolo di colori, di musica, di costumi, di scene, di divertimento, di belle musiche, di bei colori, e il bambino dirà, nonno, però quanto era bello quello spettacolo, mi ci porti un'altra volta? E devo dire che io ho avuto il piacere di vederla al Brancaccio, era pieno di bambini, era proprio bella questa cosa. Quando li vedo, chiamatelo bene. E vogliono conoscere la voce di Dio, come voglio conoscere Gianluca che fa Silvestro, come vogliono conoscere Consolazione, Clementina. Le bambine godono della presenza della giovanissima Clementina, sì, che ha un'infatuazione per il prete Silvestro, capito? Ascolti, prima di lasciarci volevo chiedere, dopo il ricordo di suo fratello, altri due ricordi. Il primo risale all'inizio della sua carriera, un ricordo di Totò. Lei ha cominciato, sì, con Totò Lemocò, aveva 17 anni se non erro. 19, sì. 19. E poi un altro ricordo, ma glielo dico dopo Totò. Beh, un bellissimo ricordo. Io sono stato e continuo a essere un difensore. Pensi che a proposito di Totò, primo giorno di scuola, discorso del direttore della scuola, che ha già conosciuto i ragazzi della scuola di teatro, perché ha fatto i provini, quindi ha avuto un contatto diretto. Il provino è serio, perché è inutile bluffare, perché interessa il pagamento dell'iscrizione. No, non si può ingannare nessuno. Se non sei proprio... il telefono rompe. Vabbè.
se non si inganna nessuno per la parcella, poi gli fai del male. Allora dicevo, benissimo, adesso siete contenti, abbiamo fatto un discorso, ci avete da fare, maestro scusi, com'era tutto? Una delle prime domande del ragazzo. No, perché se ne dicono tante, c'è chi dice che a un certo momento Totò si dava le arie, trattava male le persone, era tirato, freddo, no, tutte balle, tutte sciocchezze. Totò è stato un grande e rimarrà sempre un grande. Era semplicemente una persona, non più giovanissima, quando io l'ho conosciuto, che aveva oltretutto sofferto anche la fame, ma semplicemente che era arrivata a una posizione straordinaria. I film di Totò hanno salvato intere produzioni cinematografiche, perché magari avevano speso troppo per montare un grande spettacolo e non riuscivano ad andare avanti, si erano fermate le produzioni. Poi andavano da Totò e dicevano, maestro, principe, ci fa due filmetti suoi in 15-20 giorni con la regia di Mario Mattoli, l'avvocato, e quindi poi li mandavano subito, una volta montati, incassavano i soldi e salvavano le produzioni. Camminavano da soli. Già questo delinea. Ma Totò aiutava i vecchi colleghi che andavano a trovarlo, gli chiedevano una mano per qualche cosa qua là, prima di tutto con una mancia di 500 euro, di 500 lire. Allora c'era una canzone che diceva vorrei avere 1.000 lire al mese, che era uno stipendio di un impiegato della previdenza sociale. Comunque molto dignitoso, voglio dire. Ecco, e lui gliela dava. Divini, perché avendo conosciuto la fame sapeva quanto era importante aiutare le persone. Tecnicamente era un mostro, un'invenzione di idee, di battute straordinarie. Si serviva sempre di grandi attori, di palle meravigliose, Mario Castellani, Peppino De Martino, qualche volta io, per cui sapevamo come prepararli sul piattino, sul piatto d'oro le battute. Quindi è stato un impatto molto bello. L'altro ricordo... E poi non solo il suo, di tanti, uno più bravo dell'altro. Poi ho fatto anche film a volte seri, I Delfini con Citto Maselli, Bisturi Mafia Bianca con Zampa, Il Momento Migliore con Emmer, tutti film in cui io caratterizzavo un personaggio a volte anche non simpatico, ecco. È chiaro che preferivano Lenzo Garinei brillante, buffo, allegro. Simpatico, allegro. E poi mi diceva... L'altro ricordo invece, a proposito proprio di questa, di questi aspetti, l'altro ricordo è Alberto Sordi. Albertone, oltretutto, ha fatto uno spettacolo Garinei giovanile che si chiamava Gran Baldoria, in cui lui faceva il comico. E lo faceva un grande spirito, però il suo umorismo si scontrava un pochino con i gusti di un certo pubblico, per cui poi ne ha fatto poco di teatro. Con lui abbiamo iniziato al doppiaggio di Stanley Ollio, è stato proprio lui, Alberto, ad inventare le voci di Stanley Ollio, perché erano esattamente il contrario di quelle che noi sentiamo in televisione, in cinema. Di quelle originali. Le originali. Era il ciccione che aveva la voce di castrato ed il magro aveva la voce di un normale europeo. Oltretutto Stanlio era europeo di origine irlandese, quindi era la mente un po' del duo. Che scriveva lui i testi a volte insieme ad altri sceneggiatori e qualche volta, e poi siccome Ollio si era mangiato i suoi soldi con donne, con i cavalli, il gioco dei cavalli, quando il ciccione è morto non aveva una lira in tasca,
ed è stato proprio Stelio a mettergli a pagare la tomba di Ollio al cimitero. E beh, Alberto era molto divertente, simpatico. Ma tutti, uno ci regala un Bramieri, per esempio, un Bramieri. Ho fatto l'ultimo spettacolo che è andato in scena, che si chiamava Riuscire a farvi ridere, sempre di Carina e Giovannini, era una satira del mondo della fa spettacolo, quindi vieni avanti cretino. Io facevo un regista pazzo, e Gino faceva il comicastro, capito? Ci ricorda poco poco la voce di Stelio, non è chiedo troppo. Non ho capito. Se ci ricorda poco poco la voce di Stelio. Ah sì, lei come si chiama? Vincenzo. Vincenzo, olivi dolci, sei tanto carino, simpatica. Oh, ma come mai mi fai queste domandine? Ma che ti fanno? Che ti fanno scrivere sul giornale? Ecco. Grazie. La voce di Stelio. Bene, era molto divertente la voce dei Jefferson invece. Ah. Wizzy, dove sei? Dov'è Florence? Florence era la cameriera, Wizzy era la moglie. Louis Jefferson. È stata una serie americana che ha avuto molto successo. Poi è morto il nero, il piccolo nero che era il protagonista, Herman Avery, che io ho conosciuto. Per cui io ho conosciuto anche Stelio e Ollio, in particolar modo Stelio. Vennero in Italia perché presero parte, una piccola parte, in un film, non mi ricordo di chi, forse di Petri. O di Risi, non lo so, e andammo alla conferenza stampa, la presentarono al Cinema Adriano a Piazza Cavour a Roma, perfetti, identici, molto signori, molto, molto. E io con Giorgio Ariani, che è un vecchio comico, no, un vecchio, un giovane comico toscano, anche lui non c'è più purtroppo, invece siccome assomigliavamo un pochino ai personaggi, per un certo periodo di tempo, per un varietà della Rai 1, Rai 2, adesso non mi ricordo perché, ci vediamo lunedì, e impersonavamo Stelio e Ollio in piccoli schiaccettini divertenti. Chiudiamo, maestro, i progetti per il futuro. Non lo so. A volte ho paura di parlare del futuro. Però, insomma, continuare a lavorare. Mi hanno proposto un film in cui dovrei fare, non un film, una commedia musicale in cui dovrei fare Peter Pan vecchio, non Peter Pan giovane, Peter Pan vecchio. E tutti i personaggi della storia di Peter Pan dovrebbero essere attori più o meno tra gli 80 e i 90 anni. Rita Pavone, per dire... Accetterà? Non lo so, perché si parla di continuare per un terzo anno ancora, prossimo anno, aggiungi un posto a tavola e non posso tradire la voce di Dio. Grazie maestro. E né voglio accettare di fare solo il doppiaggio. Tutti mi dicono, ma adesso andiamo giù 2 o 3 giorni, che fa freddo, ma perché non mettiamo la voce registrata? No, no. Non voglio tradire nessuno. Finché ce la faccio vado avanti. Se un giorno non ce la dovessi fare sarei io il primo. Quante volte a mia moglie gli dico, se ti accorgi che io comincio a dimenticare un po' di parole e mi vedi un pochino distratto qua là, fammi un fischio, ed è meglio lasciare un buon ricordo anziché vedermi zoppicante e che non mi reggo in piedi sulla scena. Maestro, grazie. Ci ha dato non soltanto un po' del suo tempo, ma una gran bella testimonianza di vita, di arte, di teatro e direi anche di credente. Mi accolgo l'occasione per salutare l'arcivescovo. Che non sta bene oggi. Mi hanno detto che non sta bene, forza e coraggio, eh? Tanto siamo tutti un po' raffreddati, sono epoche un po' particolari, ecco. Per cui l'avrei visto molto volentieri. Me lo saluti lei con affetto. Io scrissi anche una volta una lettera, però non, so che non è mai arrivata, a Papa Francesco. Stavamo facendo un'edizione, non l'ultima del 2017, ma nel 2014, con una compagnia abruzzese
che era però professionale, e siamo andati a farlo all'auditorium di Via della Conciliazione. Io facevo il sindaco ancora. Io scrissi una lettera e dissi: Papa Francesco, siamo vicinissimi a lei, perché non viene anche lei a trovarci? Si fa accompagnare da due archimbei, traversa la strada e ci viene a vedere. Guardi che si parla della pecorella smarrita, e si parla di solidarietà, si parla di aggiungere sempre un posto a tavola per qualsiasi persona, che sia amica o non amica, straniera o non straniera, ci venga a vedere. Mi sembra di averla data a Monsignor Beccio, forse, non so come si chiamava, ma non è mai arrivata, perché non mi è neanche arrivata una risposta. Va bene, sono sicuro che non l'ha avuta, perché sennò ci avrebbe scritto almeno un augurio. Fate successo. Grazie, grazie. Testone, aggiungi un posto a tavola. Non vedi che sto arrivando?